Emozione a non finire nel terzo round dei trofei Will Up Motestate, disputatisi presso l'autodromo di Modena in una torrida domenica estiva. Il caldo non ha fermato i tanti partecipanti alle categorie presenti e le gare sono state caratterizzate da vincenti duelli e bagarre che hanno consolidato e rivoluzionato le classifiche generali. Un grande show grazie a un consistente numero di piloti al via e un seguito di appassionati che sta dando linfa al torneo, che oltre a garantire spettacolo in pista lo regala anche nel paddock con eventi in ogni round, così come la risottata del sabato sera per tutti i presenti, offerta gentilmente dal team North Logistics in collaborazione con Riso Scotti. Come consuetudine, la categoria mini open ad aprire le gare domenicali con il bresciano Francesco Bernoni ed il bergamasco Davide Suardi, protagonisti dal primo all'ultimo giro di un duello emozionante con diversi cambi di posizioni, dove alla fine ha la meglio Suardi. Grandissima prestazione anche per la varesina Marta Leoni sul terzo gradino del podio. Nella Naked è subito lotta tra il milanese leader di campionato Nicola Ruggero e il campione uscente il ligure Rudy Gaggiolo, che scattano al comando della gara e battagliano per la prima posizione con il lombardo Marco Toini, autore di una gara in rimonta, dopo un errore alla prima curva subito dopo la partenza. Il piemontese Mattia Barbotto, scattato dalla terza casella, ingaggia un duello con quest'ultimo, ma è vittima di una scivolata senza conseguenze. A metà gara Gaggiolo fa registrare il miglior tempo di gara e recupera su Ruggero, ma non è sufficiente per poterlo raggiungere ed il pilota della G Motorsport vince e consolida la leadership in campionato. La blasonata 600 Motestate vede la partenza fulminea del novarese Nicolo Rosso, che scatta dalla terza fila e dal secondo giro è già al seguito del cunese Lorenzo Renaudo, autore del miglior tempo in qualifica e in fuga con un ritmo decisamente superiore ai rivali. La bagarre tra il nutrito gruppo di inseguitori vede Rosso in lotta con il bresciano Emanuele Lobartolo, Emanuele Frosi e il parmense Andrea Manici, seguiti a breve distanza dal lombardo Alessandro Costantino e Davide Messori. A metà gara Renaudo viaggia con un secondo al giro di vantaggio, mentre Frosi è fuori dai giochi per una scivolata prima del rettilineo d'arrivo. Finale di gara con Andrea Manici in decisa rimonta, che prima supera Lobartolo e poi cerca di infilare anche Rosso, ma va lungo e conclude quarto, preceduto nell'ordine da Renaudo, Rosso e Lobartolo. Nella categoria più performante, la 1000 Motestate, è la wildcard modenese Ferdinando Di Maso, che come consulente d'eccezione ha il tre volte campione del mondo Luca Cadalora, a scattare dalla pole e imporre il suo ritmo fin dal primo giro. A breve distanza seguono il lariano Stefano Giudici e il cremonese Massimo Boccelli, con il leader di campionato Giampiero Galante che fatica in sesta posizione. Il friulano Andrea Divora incappa in un errore nelle prime curve, ma è autore di una fantastica rimonta che lo porta in testa alla gara a quattro giri dalla fine. Ci si aspetta la reazione di Di Maso, ma Divora è incontenibile e taglia il traguardo in prima posizione con Giudici terzo. Gara da dimenticare invece per il bresciano Francesco Fratus, secondo in classifica generale e scivolato due giri dal termine. Nella 1000 moto di serie ancora il concittadino Matteo Mestriner, dopo la vittoria nel primo round a Francia, a salire sul gradino più alto del podio e ottenere così la leadership provvisoria di campionato davanti al secondo in classifica Oscar Tavella, seguito dal bresciano Massimo De Carli, che bissa la prestazione di Varano. La sempre avvincente categoria 600 moto di serie, sospesa dopo il primo giro a causa di una caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, vede il bolognese leader di campionato Paolo Lolli scattare dalla prima casella, seguito dal campione in carica il piacentino Luca Tarenzi e dal varesino Fabrizio Giovannella. Tarenzi forza l'andatura per ricucire il distacco su Lolli, ma nell'impeto commette un errore che lo mette fuori gioco, compromettendo seriamente la sua posizione nella classifica generale del campionato. La gara volge al termine con Paolo Lolli che comanda dal primo all'ultimo giro, seguito da Fabrizio Giovannella e da Manuel Perseguin. Nella categoria Race Attack, che permettono di poter fare le prove e correre nella sola giornata di domenica, è la 600 la prima a scendere in pista. In gara 1 il poleman Giuseppe Tarquini compie una partenza anticipata ed è costretto a schierarsi in fondo allo schieramento. Ciononostante, è autore di una partenza fulminea e il primo giro è già in quarta posizione a ridosso del podio. Davanti Roberto Carinelli e Andrea Carniglia duellano per tutta la gara con Stefano Mazzilli in recupero e Tarquini che retrocede a metà classifica. Sul traguardo è Carinelli ad imporsi, seguito da Carniglia e da Giuseppe Labanca, che approfitta di un errore di Mazzilli. In gara 2 Carinelli è il più veloce al via assieme a Carniglia ed entrambi sorprendono Tarquini, attento a non ripetere nuovamente la partenza anticipata. La gara si sviluppa con i tre che impongono il loro passo sui rivali e giungono al traguardo distanziati di poco da posizioni invariate. La classifica finale delle due gare vede quindi imporsi Carinelli, secondo Carniglia e terzo Labanca, giunto quarto in gara 2. Nella gara 1 della Race Attack 1000 Mattia Puttini parte dalla prima casella, ma al secondo giro è vittima di una scivolata. Ne approfitta così Nicolo Ornati, che tenta la fuga seguito da Alessandro Radaelli e Fabio Marchignoli, con il leader di campionato Livio Nonella, vincitore a Varano, in difficoltà nel caldo modenese. Ad uscire dal termine il colpo di scena con Radaelli che passa al comando e Nonella che ottiene il podio all'ultimo giro sorpassando Marchignoli.
In gara 2 Nonella riscatta l'opaca prestazione e parte determinato, seguito da Puttini, deciso a fare il risultato dopo la caduta di gara 1, e da Radaelli, che punta al successo di giornata. La vincente bagarre vede Nonella primo, con Radaelli che sorpassa Puttini a poche curve dal traguardo. La sommatoria dei punteggi ottenuti nelle due gare vede vincitore assoluto Radaelli, secondo Nonella e terzo Ornati. Infine, nel CRV Rookies, campionato piemontese che sta riscuotendo un buon successo, affermazione per Marco Manna, bravo a staccare Alberto Pignatale e passare il traguardo in monoruota, festeggiando l'affermazione. Terza piazza per Cesare Tricerri, che ha avuto ragioni di Alessandro Pivani dopo una bellissima lotta. La quarta tappa di campionato si svolgerà nel weekend del 2 agosto prossimo sul nuovo circuito Tazio Nuvolari di Cervesina. Per il tracciato pavese è il debutto nelle competizioni e i trofei Wheel Up Motestate saranno i primi a cimentarsi nella nuova struttura.